Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Thunder Emblem. Nello scorso episodio siamo giunti fino alla nuova città e abbiamo salvato il capo palestra dalle grinfie del Team Rocket. Abbiamo inoltre catturato questo Seal che ho portato fino al livello 13 e prima di andare ad affrontare la palestra che finalmente è sbloccata, evolviamo il nostro Starly, sempre che si evolva, non mi ricordo. Comunque di norma dovrebbe evolversi al livello 14, ergo si evolve, sì, perfetto. E quindi avremo una mano in più per la palestra che, ve lo dico subito, sarà di tipo normale. Già, anch'io avevo pensato tipo elettro. Ditemi se anche voi avevate pensato questo. Su, via, ditelo. Avete scritto il commento? L'avete lasciato il mi piace? Bene. Niente. Ora, dopo questa scenata di merda, possiamo anche leggere i dialoghi. Ehi, allenatore, bentornato. Il dottor Willy è finalmente ritornato. Grazie per il tuo allenatore. Ci vediamo presto. Ma chi cazzo sei tu? Ma non lo so, la gente che viene qua e mi dice: ehi, ciao, sì, ci vediamo presto. Chi sei? Non ti voglio più vedere nella mia vita. Olè, eccoci qua. No, non mi dai nessun po'. Figa, no, eh. Comunque, come vedete qua, le statue di Rhyhorn che c'è. No, cioè, sapete che non mi ricordo se ci sono sempre state le statue di Mewtwo o se prima erano di Rhyhorn. Detto ciò, affrontiamo tipo l'unico allenatore di questa palestra. Sì, è fottutamente di tipo normale. Comunque, Seal devasta questo ignaro Chansey. E niente, c'era un unico allenatore in questa palestra veramente. Madonna, stracolma, c'è troppa gente, non si riesce a respirare. E niente, direi di affrontare Whis. Sperem in ben, come si suol dire a Milano, non è vero, me lo sono appena inventato. Ciao Creepy, grazie per avermi salvato dal Team Rocket, dalle reclute dai criminali del Team Rocket nella warehouse. Vuoi una battaglia con me per avere la Triangle Badge? Iniziamo allora. Parte la sfida con Dottor Willy, che ha uno sprite carino, sembra tipo Einstein, ma dettagli. Manda in campo Munchlax a livello 13. Noi con un Munchlax, sì, abbiamo già avuto a che fare nel primo episodio, quindi siamo già pronti. Però questo qua, se usa le pozioni, è un po' un problema, sapete? Giù. Sì, per. No! Sì, perfetto, shottato. Madonna, sì. Cazzo! Questo potrebbe essere un serio problema. Allora, paralizziamolo subito. Prima cosa da fare, assolutamente. Ok, Pikachu è proprio morto di morte violenta. Qua ti faccio un headbutt. Ok, perfetto, non ti faccio un headbutt, scherzavo. Critical, Fury Swipe, Registar e via. No, vabbè, però se colpisci 5 volte allora sei stronzo dentro. Vabbè, ma dai, ma che. Sì, quello che volevo. Gesù esi. Dai, un altro critical! Sei un aborto che ca. Sì! Sì! Battuto! Stiamo avendo più culo che anima in questa serie. Una volta ha fatto riccio al scudo, l'altra volta è rimasto paralizzato, l'altra volta ho crittato. Che culo! Raga, sta andando fin troppo bene. Succederà qualcosa di assurdo, mi esploderà il PC, morirò. Addio, creepy. Rip. Detto ciò, se avete letto, io sì, voi non lo so, ci ha dato il ferry ticket, quindi possiamo finalmente prendere questo coso qua e dirigerci verso la prossima isola. Ehi, allenatore, posso aiutarti? Oh, vedo il ferry ticket, vuoi andare al Tropical Valley? Andiamo alla Tropical Valley ed eccoci qua. Allora, sì, questa zona qua è abbastanza interessante. Qua c'è un centro Pokémon a Muzz e lì c'è un tizio che sta leggendo. Team Rocket ha attaccato Cerulean City. Peccato che Cerulean City disterà 600.000 metri da qua. Ma questi sono dettagli trascurabili. Ok, avviamoci per questa grotta e vedremo. Lo stavo dicendo davvero. Stavo dicendo vedere. Lo stavo dicendo. E vedremo questo tizio qua. Molto interessante. Non ho mai visto un fossile di questo tipo. Oh, tu devi essere creepy. Il professor Oak mi ha già mandato un'email parlandomi di te. Non ho letto, cazzo. Devo stare attento col velocizzatore. Il mio nome è professor Zeno. Sono un ricercatore di Pokémon che lavora sugli studi dei fossili. Guarda questo esempio. Questa conchiglia dovrebbe appartenere a un antico Pokémon. A un antico Pokémon, sì. Vieni al mio laboratorio, ho una macchina per rivitalizzare i fossili. Ok, calma, tu chi sei?
Bentornato professor Zeno, avete trovato dei nuovi fossili? Sì, ho trovato questa conchiglia. Davvero? Fantastico, ora possiamo testare la nostra macchina. Ehi, aspetta un attimo, chi è quello lì? È Creepy, quello di cui ci ha parlato il professor Oak. Davvero? Benvenuto qui nella Tropical Valley. Ma professor Zeno, testiamo questa macchina, ok? Insomma, dobbiamo testare questa macchina per i fossili. Vediamo un po' se funziona. Benvenuto al mio laboratorio, questa macchina può rivitalizzare i fossili, ok? Perfetto, hanno rivitalizzato proprio questo cabuto, infatti, me l'aspettavo. Essendo una conchiglia. Buona fortuna col tuo viaggio, Creepy. Ok, perfetto. Il senso di questa cosa qua non riesco ancora a concepirlo, però direi che possiamo proseguire per questa commovente grotta. Eccoci qua. No. No. Non l'avete fatto davvero. Non l'avete fatto davvero. E mo. Ah, cioè io posso estrarre. Ah, è vero che posso estrarre i fossili. Sì, mi ricordo. Ok, questi qua me li intascherò senza neanche rivitalizzarli. Nel frattempo, io questo Zubat qua, se permettete, lo sciotto. Così almeno salgo a livello 15 con Seal. Detto ciò, metterei davanti anche sta Revia. Così sale anche lui al 15. Raga, non me la ricordo io sta grotta senza Flash. Cioè, non mi ricordo proprio la grotta senza Flash. Non me la ricordo neanche con Flash, ovviamente, ma non mi ricordavo proprio che ci fosse una grotta qua, un qualcosa. Gesù, cosa sei? Zubat, via. Aspettate, io ho i repellenti, sì. Sì. Usiamoli adesso. Legit. Non posso passare. E non ho ancora le scarpe da co. Oh, cazzo. Mi sa che devo affrontarti, vero? Ma dai. Ok, il rivale. Un po' così all'improvviso. Figa! Perché fai così schifo, mondo? Ok, shottato. Eevee. Boh, a questo punto ti mando sta Revia. Gli faccio fare l'ultima cosa utile che può fare, ossia questa. Magari inizia a missare un pochino e io ti castigo con Seal. Giusto, Seal? Sì! No! Sì! Mamma mia, Seal, che bestia! Infine Starly, ma vabbè, anche lui perirà sotto le nostre testate. Olè! Perfetto. Grazie per questa battaglia, Creepy. Ma la prossima volta che ci incontreremo ti batterò. È quello che hai detto prima, complimenti. E io stavo per dimenticare. Prendi questo. Tu sei Dio per me. Tu per me sei Dio. Ok, questa cosa qua non me la ricordavo assolutamente. Sì, insegniamo la Pikachu, non me ne frega niente. Gli tolgo una mossa a caso, tipo Double Team. Via. Via. Datemi Flash, fatemi usare Flash. Io non è che posso morire per colpa di. Ok, eccoci qua. Qua c'è un'altra conchiglia di Kabuto. Perfetto, ce la mettiamo in tasca. La scavalliamo, prendiamo anche questa. Patrimonio dell'UNESCO, frega cazzi, noi la rubiamo. Sì. Ok, qua c'è un problema però. Un grosso problema. Ah no, ok, si può proseguire di qua. Perfetto. Tra l'altro, ragazzi, notare come Kabuto abbia addirittura gli occhi. E quindi è inquietante, tipo sembra vivo. Ma noi ci mettiamo i Kabuto, sì. Dirà, boh, non lo so, non credo che esista un plurale per Kabuto. Ci mettiamo i Kabuto in tasca. Che bello. Dove siamo qua? Ok, quel coso lì mi sa che non lo posso raggiungere. Ok, finito l'effetto del repellente. Però adesso, sinceramente, non lo riattivo perché vedo che è un'altra zona. Quindi, cazzo, ancora voi. Però io non ho i revitalizzanti per Pikachu, merda. Allora, fatemi dare una pozione a Seal. Adesso proviamo a battervi. Preghiamo il Buddha. Qua c'è un Paras. Sapete cosa vi dico, raga? Che potrei aver bisogno di un sacrificio. E quindi lo catturo male. Di quel passo mi avrebbe ammazzato, me lo sentivo. Allora, fatemi controllare un po' di bacche. Questa qua, ok, questa qua heal every problem. La diamo a Pikachu, perfetto. Questa qua non la uso, mi fa cagare. Questa qua è ancora più inutile. Ok, proviamo ad affrontare il Team Rocket, raga. Speriamo in bene. Oh no, non ancora voi. Preparati a passare dei guai molto muoviti. Sì, ok, perfetto, dai, dovrete sfidarmi. Ok, vogliono i fossili in pratica. Non proverai mai a farlo. Fermati, ragazzino. Ekans, Koffing, è il vostro momento. Affrontiamolo. Ok, Pikachu, combattiamo. Ok, mi sa che è in doppio. Esatto. No, dai, al 16 al 17. Io non vi butto giù neanche se mi impegno. Proviamo a partire con Ekans, raga, però, minchia. Che sbatta. Ok, Poison Sting. Poteva andarci peggio. Thundershock Headbutt quasi giù. Dai, dai, che va bene. Dai, che va bene. Sì.
Allora, giù uno. Ok, giù uno e l'altro. Ok, sì, raga, forse ce l'abbiamo fatta. Forse ci va bene. Forse ci va bene. Ci va strabene. Sì, la regge pure e a casa. Perfetto, battuto il Team Rocket. Cioè, dopo la prima parte, raga, non abbiamo ancora perso. Una cosa impressionante. Oh no, abbiamo perso. Andiamo, James. Andiamocene via di qua. Miao, sì, si pronuncerà così. Miao ha già preso i fossili. Fermati, Team Rocket. Pikachu, usa tuono shock. Ah, sono partiti! Sono partiti tipo nell'anime, ok. Penso che sia meglio andarsene. Ok. Però, scusami, però io vorrei sapere perlomeno ora dove sono. Madonna Geodude. Sembrava una bestemmia, non era una cosa carina. Ancora tu. Ok, mi sa che Seal tra poco. Stavo dicendo. Mi sa che Seal tra poco morirà. Meglio dargli un antidoto. Cos'è successo? Questo è un segno del destino, signori miei. Allora, scendiamo di qua e proseguiamo. E ti pareva che non dovevano interrompermi? Ovvio. Thundershock su Zubat. Dove eravamo rimasti? Non mi ricordo assolutamente. Ah sì, stavamo tipo andando avanti. E io attiverei un repellente a sto punto, perché vedendo che arrivano solo Geodude e Zubat. Niente, devo essere trollato perennemente in sto gioco. Non c'è un cazzo da fare. Devo essere trollato perennemente. Cioè, ho appena usato un repellente e cosa è successo? Signori miei, adesso sta arrivando la chicca. La chicca di questa Chrom. Guardiano della valle. Oh, ciao allenatore. Hai sentito parlare della statua del viaggio temporale? Le persone dicono che se la guardi molto attentamente potrai vederla brillare e alla fine ti porterà nel passato. Sai una cosa? Lascia che ti porti verso la statua. Ok, sì, la vedevo. Comunque quello lì non sembra assolutamente un Selby, ma noi non diciamo niente e annuiamo. Tipo, sorridi e annuisci. Questa è la statua di cui parlavo. Questa statua è la unica che permette agli unici veri allenatori di ritornare al passato, non ai principianti. Se sconfiggerai il capopalestra nel passato, per piacere mostrami la medaglia. In questo modo potrai passare. Mi auguro che tu abbia buona fortuna. In ogni caso, mio nome è Samantha. Signori miei, sapete cosa sta per succedere, vero? Sembra che la vecchia statua sia di un Pokémon leggendario. Forse Dexter potrebbe dirmi che Pokémon di tipo. Che tipo di. Ah, Dexter è il Pokédex. Ok, perfetto, non ci sono arrivato. Forse Pokédex può dirmi che Pokémon è. Quindi è Celebi, il Pokémon viaggiatore. Tipo, ok, vabbè, insomma, lo sappiamo. Quindi questa statua è di Celebi. Mi chiedo perché si trovi qui. Che cosa? La statua sta brillando. Hai perso i sensi. Signori, signori, avete visto dove cazzo siamo? Ehi, aspetta un minuto. Io ricordo questo posto. Questa è Violet City. Guardate un po' che figata. Cioè, siamo con un personaggio di terza gen in una città di quinta. Sì, di seconda. Ciao, minchia, mi faccio di dosi proprio. Però, raga, potrebbe esserci un problema, sapete, perché io c'ho i Pokémon debolucci. Sembra che la porta sia chiusa. Ehi, aspetta, non hai ancora battuto Faulkner. Scusami, ma non puoi passare. Devi prima ottenere la medaglia Zefiro. Signori miei, ovviamente lo facciamo nel prossimo episodio tutto ciò, perché adesso ho bisogno di stoppare, dato che la parte sta diventando già abbastanza lunga. Quindi poi non vorrei mai che diventasse una roba chilometrica come succede troppo spesso. Cosa? Si dice che i fantasmi appaiono nella Sprout Tower. Dicono che i Pokémon di tipo normale non abbiano effetto. Ma non vedo nessuna Sprout Tower. Mi sa che l'hanno tagliata fuori. Infatti non me la ricordavo. Eccola qua la Sprout Tower. Bellissima. Veramente commovente. Quindi signori, io spero che questo terzo episodio di Pokémon Thunder Emblem vi sia piaciuto. Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un like, a commentare e iscrivervi al canale. Ok, qua non c'è la domanda del giorno. Quindi passate dai social. Passate dai social, mi raccomando, che trovate in descrizione. Noi ci becchiamo in un prossimo video.